L'olio è interessante perché è tutta una parola ambigua. Olio è tutto. In americano oil è anche la benzina, cioè è una parola che è difficile da possedere. Cioè, ci sono tanti oli molto diversi, tutto è olio e non è vero che tutto fa olio, come potremmo dire noi. Io penso che noi sappiamo tutti dei nostri telefonini, se tirate fuori un iPhone. Questo è un iPhone 4, no, un iPhone 5, questo costa 400, 300, 250, questo ha delle app, questo no. Cioè sappiamo tutto prima di comprare una cosa. Quando andiamo al supermercato non sappiamo, penso la maggior parte di noi, quasi niente dell'olio. E allora per risolvere questo dubbio proviamo a fare un'operazione curiosa. Intervistiamo 3 bottiglie di olio. La prima è una bottiglia da 2,95 euro, l'ho comprata per questa cifra, e Marina Perzi darà la voce all'olio. Ci parli di lei? Devo dire la verità, non so bene come sono finito qui. Francamente, per me pensavo a un futuro industriale. Sapevo di essere destinato a diventare grasso per meccanismi ed ero contento. Mi piaceva essere utile. Poi mi hanno infilato in una macchina e mi hanno ingiallito chimicamente. In realtà ero giallo, ma puzzavo un po'. Allora mi hanno messo il deodorante e poi un aroma alla nocciola. Quindi mi hanno infilato in questa bottiglia trasparente. Ma scusi, ma la bottiglia non dovrebbe essere opaca? La bottiglia deve essere scura, ma dopo tutto quello che ho passato, che mi può fare la luce? Invece la gente vede quel che compra, sa che costo poco, ha l'idea che sono leggero, ma non sa bene cosa si mangia. Non sono velenoso, almeno la legge dice così. Al massimo non faccio bene. L'etichetta è sincera, olio di oliva. Le olive? Ah, sì, quelle palline nere che nascono su quegli alberi tortuosi. Beh, ne porto un vago ricordo. Questo è un olio di semi. E lei? Io? Io non ho niente a che fare con questi qui. Davanti a me vi dovreste inginocchiare e gridare al miracolo o a un incontro ravvicinato del terzo tipo, sa quelli come con un marziano? Un miracolo esatto. Pensate a un sasso che diventa liquido. Beh, non proprio un sasso, non voglio buttarmi giù. Era solo per farvi capire. Eravamo un bel mucchietto di semi asciutti. Certo, avrei preferito finire in una ciotolina per un aperitivo o arricchire un'insalata. Ma posso dire di aver vissuto un'esperienza straordinaria. Ma come hanno tirato un liquido da un sasso, diciamo, da una cosa? Beh, prima ci hanno giustamente lavati, poi ci hanno triturato, poi avete presente la benzina? Una benzina bella calda. E poi un gioco da ragazzi. Tutto viene reso bollente, così la benzina evapora e l'olio resta. Poi dall'olio vengono levati clorofilla, calcio, magnesio, ferro e anche il rame, che effettivamente può fare male, eh? Poi veniamo raffinati con soda caustica e ci riscaldano a quasi 300 gradi. 300 gradi per levare qualsiasi odore. Beh, ma quindi non avete però tutte le qualità dell'olio. Ah, non dite che quelli lì hanno gli antiossidanti e noi no. E come no, li abbiamo, come se li abbiamo, sono pure sintetici. Certo, non abbiamo vitamine, questo fantomatico carotene che dovrebbe far bene, ma nella frittura siamo insuperabili, bruciamo più tardi e non sappiamo di niente. Questo appartiene a una famiglia di oli buoni, peraltro è un olio che fanno Fabrizia e Giampaolo. E lei le olive se le ricorda? Io l'uliveto me lo ricordo bene. Porto ancora nel cuore l'odore della campagna, il sole, il vento che muoveva i rami e ho ben presente il nonno, l'ulivo, forte e rispettato. E poi mia madre, le olive, tutti attenti a proteggerle, a difenderle. Poi a fine settembre la raccolta.
lunghe braccia di acciaio a scuotere i rami, in mani ruvide, stranamente delicate, voci di donne e di uomini a realizzare speranze. Poi tutti al frantoio di corsa, veloci. Non schiacciate le olive, fate presto, lavatele bene. Iniziamo! Uomini tesi, basse temperature, grammole pronte, si spandono i profumi, centrifuga dolce, il massimo delle vitamine antiossidanti. Attenti, sta nascendo un extravergine. Appena sono nato, tutti mi hanno amato da subito. Adesso sto qua e aspetto in questa bottiglia scura. Sanno che la luce mi guasta e a me sinceramente non serve più di tanto. Il sole è già tutto dentro di me. E c'è qualcosa che vuol dire? Cosa le piace? Dove vorrebbe essere? Vorrei essere nelle mense delle scuole e nelle cucine dei ristoranti. Non hai idea di quello che usano là dentro pur di risparmiare pochi spiccioli. Tanto dicono che la gente ingoia tutto. E poi vorrei essere nelle case con le famiglie. Amo stare sul pane che una mamma porge al bambino o dentro una zuppa davanti a un uomo solo. Mi diverto a giocare con i pomodori, siamo belli insieme, eppure buoni, e anche a ricoprire di tenerezza un pesce. E cos'è che non sopporti? L'insolenza del vino, sempre al centro dell'attenzione. Fa il solista, il trasgressivo, il ruffiano, usa l'alcol per farsi piacere. Però è simpatico, devo ammetterlo. Io invece sono più difficile. Parlo solo con chi mi capisce e mi ascolta. E che altro non sopporto? Sono serio, sono un po' estremista e molto esigente. Io posso conservare. E qui? Gli assaggiatori. Credono di sapere tutto di me. Chiudono gli occhi, si concentrano, mi annusano, mi riscaldano un po', scoprono i miei profumi e mi sbattono su e giù sulla lingua a dar la caccia ai sapori. Amaro, pungente, dolce, erba, fruttato, mela, foglia, armonico, vivo, fluido, vivace, avvolgente. Oh, pur di parlare di me si sono inventato un intero vocabolario. Però mi vendico. Li faccio impazzire. Quando arrivo sul cibo, cambio tutto, mi modifico. Anche il cibo cambia con me. E questo è un vero miracolo. Tutto diventa più buono. Io debbo socializzare. Sono sfuggente e cangiante. Io viaggio nel cuore degli uomini, raggiungo la loro mente, frequento i pensieri, vivo tra le emozioni. Pensa che di me parlò Omero. Non voglio apparire presuntuoso, ma con gli uomini io ho attraversato la storia e oggi posso dire di essere una leggenda.